È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Vi serve un forno? Vi diamo anche la consulenza tutta attorno. Panattrezzi, forni, macchine e arredi per i settori pane, pizza, ristorazione. Una consulenza a 360 gradi per soddisfare ogni progetto. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case. Infotech, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Giulia Rebi. Prosecco Extra Dry. Piacere raffinato. È un prodotto Blue Buy. Bevi responsabile. Iper, la grande I, qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I, da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. Academy presenta il corso di cucina dedicato al mondo del littico, lezione numero 3, molluschi e conchigliferi. Grazie al nostro Masterchef impareremo a cucinare tutte le prelibatezze della costa italiana, un vero tour gastronomico. Chef, da dove si parte? Partiamo dalla nostra terra con le ostriche piatte di Cattolica e giriamo un pochino tutta l'Italia. L'Italia è da scoprire dal punto di vista ittico perché abbiamo una miriade di pesci, di crostacei, di molluschi e conchiglie che questa sera andiamo a vedere. Abbiamo le cozze, sono in giro per tutta Italia, ma questa sera vediamo una ricetta di La Spezia, quindi ligure. Abbiamo le capesante, una ricetta tipica del Veneto, faremo le ostriche piatte di Cattolica, le abbiamo già presentate. Andiamo un pochino in Francia con un altro tipo di ostriche. Una divagazione, un po' estero. Confiniamo, quindi abbiamo dei buoni rapporti. Ma abbiamo anche la seppia, ricca nei nostri mari, nell'Adriatico, ma anche in Puglia, come questa, o come la nostrana. Il polipo tipico della Campania, i calamaretti siciliani, abbiamo i moscardini, anche quelli campani, e abbiamo i calamari. Abbiamo messo una ricetta un pochino laziale perché ci facciamo un primo un po' particolare. Lo facciamo diventare laziale questo pesce facendo una carbonara. A tavola lo sai, mi tratto bene, mi piace che sia tutto come deve, quindi siediti qui accanto a me, amore, e non ti preoccupare.
stata già scolata, ho anche già condito l'insalata. Ogni tratto di mare presenta le sue eccellenze e quindi ogni mollusco e ogni conchiglifero ha delle caratteristiche particolari, ma noi dobbiamo comunque sempre sapere scegliere un buon prodotto, un prodotto di qualità e soprattutto un prodotto fresco. Come possiamo riconoscere un mollusco fresco e appena pescato o comunque un mollusco surgelato o congelato di ottima qualità? Allora, sul fresco non c'è dubbio, cioè è lucido come questa seppia, è lucente quasi più che lucido. Sul congelato cercate sempre un pesce un pochino tra virgolette sporco, perché ha più protezione come questi calamari dalla fase del surgelamento, quindi è più protetto dal ghiaccio del congelatore. Sulle conchiglie invece compratele solo fresche, perché altrimenti vengono proprio denaturate le caratteristiche organolettiche di tutte le conchiglie, soprattutto del mollusco che c'è all'interno della conchiglia. E dopo la fase numero uno, molto importante, che è quella dell'acquisto, la fase numero due, altrettanto importante e fondamentale, che è quella della pulizia. Esatto, qui c'è da divertirsi e sporcarsi. La seppia va pulita, da questo per arrivare a questo c'è un pochino di strada da fare, bisogna togliere la pelle, l'osso di seppia di Montale, la bocca, gli occhi, il nero se lo volete lo conservate per farci i primi, ma anche la pelle dei calamari, la pelle dei tentacoli del polipo. Nella pulizia c'è un errore che spesso si commette quando si va comunque a preparare il mollusco, come in questo caso la seppia o il calamaro? È meglio pulire un pochino meno piuttosto che un pochino troppo. Il calamaretto che vedete qui siciliano, che è talmente piccolo e sottile, quando avete tolto la cosiddetta penna, questa parte che è cartilagine ed è dura, non la mangereste, potete anche omettere di togliere l'occhietto. Una volta fritti, saltati o bolliti potete anche mangiare tutto. Altrimenti non togliete la pelle ma togliete soltanto gli occhi. Con questo piccolo procedimento avete tolto gli occhi e manteniamo intero il pesce per le pezzature piccole. Per quelli grandi invece bisogna togliere un pochino di più la pelle perché è più consistente. Un bel problema che ha le prime armi è anche la pulizia del polpo. È verissimo, la cosa migliore è togliere la sabbia, perché la sabbia è indigesta, suona sotto i denti, scricchiola, si direbbe in dialetto, però è la cosa principale. Poi per togliere la pelle magari aspettiamo che il polipo sia un pochino più tenero e lo cuociamo prima di togliere tutta la pelle in eccesso. Proprio uno degli scogli che incontriamo nella preparazione del polpo è proprio quella, visto che rimaniamo in tema scogli polpo, di mantenerlo morbido. Sì, i molluschi sono tra virgolette gommosi, più li cuociamo e più sono gommosi più sono duri, quindi non eccediamo troppo nella prolungare la cottura, non è che più è cotto più tempo lo teniamo a cuocere più risulta morbido, assolutamente, dobbiamo calcolare bene i tempi e questa sera lo vediamo con le ricette che andiamo a fare. Conchigliferi, grande attenzione alla pulizia dei conchigliferi. Esatto. Perché chef? Sì, abbiamo le capestante che hanno una particolarità, hanno una piccola parte gommosa che va tolta, è bianca, la riconosciamo, è un nervo che è durissimo, non si cuocerà mai. Il resto invece è molto tenero e si cuoce con poco tempo. Per quanto riguarda invece le altre conchiglie, per quelli che vengono consumati crudi, e questa sera vediamo due versioni, sia crudi che cotti per le ostriche, io suggerisco di utilizzare l'acqua di mare, chiaramente pastorizzata, per rilavare, risciacquare un pochino quelle che sono le briciole che durante l'apertura della conchiglia potrebbero rimanere. Per quanto riguarda le cozze, invece, quando abbiamo la cozza aperta, che sia aperta la marinara o la tarantina con del pomodoro, non eccediamo anche lì in cottura perché altrimenti risulta gommosa. Quindi secondo passaggio la pulizia, terzo passaggio è proprio la cottura e i tempi di cottura. Abbiamo appena sentito dalle parole del nostro Masterchef che è una prelibatezza la crudità. Sì, questa sera la assaggiamo in due versioni, sia con i molluschi, con la seppia tagliata finemente, privata di tutte le pelli che sono gommose, ma anche chiaramente nell'ostrica che
va accompagnata non soltanto con il classico limone e pepe schiacciato, ma vedremo anche un pochino di abbinamenti diversi, come una vinaigrette al cognac o come una marinata di scalogno o con dei crostini di pane tostato al burro. Ma è sempre sicuro consumare il pesce crudo? È sicuro se è fresco. Dobbiamo essere dei bravi acquirenti e riconoscere bene qual è il pesce fresco. L'odore, il colore devono essere sinonimi di freschezza, quindi non dobbiamo rischiare, altrimenti è meglio cuocere. Non a caso questa sera vediamo proprio due ricette di ostriche per vedere anche la differenza tra l'ostrica cruda, che è freschissima quando siamo sicuri, e l'ostrica cotta, che magari può essere anche un pochino vecchia di 2-3 giorni senza aver subito delle deformazioni diverse. E anche il pesce sottostà alle regole della natura, quindi il mare ci dona quello che in quel momento ritiene più opportuno. Non sempre troviamo quello che desideriamo cucinare, assolutamente, chef. Comprate quello che vi sembra più fresco, la ricetta la fate dopo, prima partiamo dal prodotto. È un pochino come in gelateria, prendete il gusto, l'ultimo mantecato, chiedete, che è un gusto che non esiste sempre, ma non esiste nel banco di gelateria, l'ultimo mantecato o l'ultimo pescato. E quando ci troviamo a casa con il nostro pescato possiamo comunque affidarci alla nostra creatività, ma è anche importante avere gli utensili giusti, quindi l'attrezzatura giusta quando certo, andiamo a preparare certamente. Molluschi e crostacei e comunque conchigliferi soprattutto. Coltelli ben affilati, li riponete bene nel cassetto senza mischiarli con quelli con cui tagliate il pane per esempio. E chiaramente l'apri ostriche o un coltellino, in questo caso per aprire le ostriche vedremo un paio di maniere differenti per non rischiare di tagliarsi. Il nostro viaggio di gusto lungo lo stivale può diventare, grazie a Blue Bay, un tour enogastronomico. La Blue Bay, sapete, è un'azienda di distribuzione, di beverage e anche di food. È un'azienda leader del territorio. Ho dato un'occhiata al menù, ho visto che stasera c'è pesce e quindi la scelta è andata su due vini bianchi. Uno dell'Emilia Romagna, dei Colli Bolognesi. L'altro è una falanghina che viene dai Campi Fregrei. Il pignoletto è piacevolmente frizzante, secco, asciutto, però con una buona morbidezza e accompagna facilmente proprio tutti i piatti di pesce, aperitivi, gli antipasti e anche volendo delle carni bianche. La falanghina ha dei profumi interessanti, i sentori sono di frutta, l'ananas soprattutto, anche molto floreale. Anche questo è tipicamente un vino da cucina di mare. Noi non siamo produttori, siamo distributori. E la cosa importante della Blue Bay è quella di avere una gamma, una serie di etichette, una gamma molto importante di vini che coprono tutte le esigenze della ristorazione e del canale Horeca. Iper, la grande I, qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I, da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Sono curiosa della mossa. Ok, è infilare la punta del coltello in questo modo, tra i due gusci, e sollevare attenzione. Con molta attenzione. Solleviamo leggermente e andiamo a staccare quello che è la parte del muscolo gommoso che tiene unito le due parti del guscio. Quando noi l'abbiamo staccato, lui si apre e l'ostrica è pronta. Questa non è una maniera. Se ha qualche briciola, la sciacquiamo nell'acqua di mare, pastorizzata, sicura, in modo che non ha problemi, perché qualche briciola, qualche sedimento c'è sempre.
Quindi dobbiamo essere sicuri che tutto quello che noi portiamo sulle nostre tavole sia pulito. Pulito e commestibile, sabbia, gusci, trovare un guscio in uno spaghetto, ci si rompe un dente, o un guscio dentro l'ostrica, una briciola, perché si addenta sicuri, è un pochino rischioso e poco piacevole, soprattutto quando si è a tavola al ristorante. L'altra maniera, una maniera un pochino più sicura, l'ostrica piatta la andiamo ad appoggiare su un panno in modo che non scivoli. Con questo utensile la andiamo ad incidere in questo modo. Il panno serve per non farlo scivolare. Questo coltello, che è molto rigido, ci fa staccare le due parti e poi con un coltellino andiamo a staccare il muscolo che tiene unito la conchiglia. E così abbiamo l'ostrica piatta aperta senza scivolare, perché abbiamo il panno che ci evita questa difficoltà. Dal Lazio la carbonara di calamari. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di calamari, mezza costa di sedano, un quarto di cipolla, un uovo, una busta di zafferano che è facoltativa, pepe nero schiacciato, parmigiano grattugiato o pecorino, prezzemolo tritato, aglio in camicia, sale, olio extravergine di oliva, olio evo e la pasta, quella che più gradiamo in questo caso, le mezze maniche. Chef, una proposta che viene dal Lazio, qual è la preparazione? Ma abbiamo giocato e scherzato su questa ricetta. La carbonara è tipica laziale. Sara, la nostra corsista, ci ha chiesto un piatto tipico, una cosa anche abbastanza ruspante, tra virgolette, però a base di pesce, perché il tema di questo corso è pesce. Quindi facciamo la carbonara, quindi con una base non di latte, ma faremo una specie di latte di calamari, con le teste di calamari, e con i corpi andiamo a simulare quello che è la pancetta. Sempre legato il tutto con l'uovo, il parmigiano, ci condiamo la pasta. Lo zafferano è facoltativo, per quale motivo? Perché non possiamo caricare troppo la ricetta di uova, altrimenti, a differenza della carbonara classica, si prevaricherebbe un pochino il gusto dell'uovo rispetto al pesce. Qui, per stare più delicati, mettiamo un uovo, giusto per dire che abbiamo fatto la carbonara. Lo arricchiamo un pochino di giallo con un colorante naturale che ha un sapore molto più delicato che allo zafferano. Abbiniamo questa carbonara a diversi tipi di pasta, volendo, non solo alle mezze maniche. Assolutamente, la pasta è acqua e farina di semola. È chiaro che ci sono delle ricette tipiche come lo spaghetto, la manica, la mezza manica o il rigatone, che sono legate alla tradizione con la carbonara, ma ci sono anche tante altre paste. Nulla ci vieta di fare anche le tagliatelle, i nostri strozzapreti con questo tipo di ricetta, assolutamente. Questo nostro viaggio di gusto dal Lazio ci spostiamo alla Liguria e la proposta è le cozze alla parmigiana. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 chilo di cozze, 2 melanzane lunghe, basilico, parmigiano grattugiato, olio per friggere, salsa di pomodoro, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, vino bianco, farina e sale. E quindi ora lo chef, il procedimento di questa ricetta. Sì, in Italia ci litighiamo un pochino la paternità della parmigiana. Parmigiana, Parma, parmigiano reggiano, uno degli ingredienti, farebbe pensare all'Emilia. La cozza è un pochino sparsa in tutta Italia, ce l'abbiamo in Puglia, ce l'abbiamo noi qui nella nostra regione, c'è in Liguria. In Sicilia c'è la melanzana, altro ingrediente principale di questo tipo di preparazione, anche in versione classica. Questa sera l'abbiamo dedicata proprio alla parmigiana di origine ligure, perché con la cozza, che si trova facilmente nel mar Tirreno, andiamo a sgusciarla, ad aprirla alla marinara e poi andiamo ad arrotolare con una melanzana fritta, arricchito il tutto con della salsa di pomodoro, del basilico e del parmigiano reggiano. Quindi facciamo una particolarità che va bene anche per gli aperitivi, finger food, mentre aspettiamo magari i nostri amici per fare il piatto poi principale. E quando prepariamo ciò che di buono la natura ci offre, ricordiamoci di rispettarla con la raccolta differenziata. Era è addetta alla raccolta differenziata e provvede quindi a portare il materiale raccolto presso gli impianti di selezione. Qui, attraverso vari processi che prevedono la frantumazione, la separazione dei materiali estranei con diversi metodi, meccanici, magnetici, ottici, ma anche manuali, viene prodotta la cosiddetta materia prima seconda, il rottame di vetro.
È importante fare bene la raccolta differenziata, perché se ci sono molti corpi estranei sarà maggiore la perdita di materiale buono. Il vetro così ottenuto viene successivamente inviato alle vetrerie. Qui il rottame di vetro viene fuso a circa 1500 gradi e quindi introdotto in appositi stampi dove assume la forma voluta. Dal vetro si produce altro vetro e questo è possibile riciclarlo all'infinito. Presto sarà estate, quindi dal nostro MasterChef qualche idea particolare, qualche incoraggiamento particolare nel preparare ricette menù a base di pesce. Sì, d'estate si mangiano le cose fresche, i cibi freschi, i piatti poco cucinati che rinfrescano non soltanto, diciamo, il nostro stomaco ma anche la nostra vista, quindi l'aspetto visivo delle ricette. Io vi consiglio di fare con i pesci che potete fare tranquillamente bolliti o sgusciati, quelle che noi chiamiamo le crudaiole o le insalate di pasta, senza limitarci solo alla scatoletta del tonno per arricchire il pomodoro con le verdure, le olive, il mais o quello che ci volete mettere, ma utilizzare anche, sostituendo la scatoletta, una seppia bollita, un polipo bollito, una costa sgusciata, una vongola sgusciata. In questo modo abbiamo la possibilità di mangiare dei pesci freschi e di molteplici varietà senza andare a ricorrere alla scatoletta, che è un pochino banalotta. E se volete cimentarvi nelle ricette del top chef Christian Pratelli, master chef del nostro corso di cucina, cliccate su cookacademy.it e buon divertimento e buona cucina! È aperto a Coccolia il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende: farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni, fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità, come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.
Vi serve un forno? Vi diamo anche la consulenza tutta attorno. Pana Attrezzi, forni, macchine e arredi per i settori pane, pizza, ristorazione. Una consulenza a 360 gradi per soddisfare ogni progetto. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case. Infotech, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Giulia Rebi. Prosecco Extra Dry. Piacere raffinato. È un prodotto Blue Buy. Bevi responsabile. Iper, la grande I. Qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I. Da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa.